Anche la live, fate F5. No, questo era OBS che ha deciso di... Questo era OBS che... Ok, era OBS che ha deciso di fare come lo zombie di poco fa. Cosa scrivo? Cosa scrivo? Cagate, era in giro. Cagate, io scrivo sempre cagate, no? Insomma, sei in mezzo alla budella dei tuoi nemici quando all'improvviso senti un rumore provenire dall'altra sala. No, lascialo stare, Ciro. Fa bene, Ciro, a triggerarmi. Allora, sei in mezzo alle budella marcescenti dei tuoi nemici quando un rumore proveniente dall'altra stanza ti fa saltare. Trovi un ufficiale nazista nascosto in mezzo a degli incartamenti, delle cartelle, insomma, e un sacco di tavoli rovesciati. Noti che vicino a lui c'è una cassaforte a combinazione sul muro. Ok. Non un altro passo, chiamerò i rinforzi, dice il germano, l'ufficiale tedesco. Velocemente sopraffa l'uomo, sfortunatamente lui non ti sa dire niente perché si è nascosto non appena sentito i primi rumori della battaglia. Noi usiamo il perk, che abbiamo l'ingegnere che ci esamina, germano, esatto. L'ufficiale si rifiuta di cooperare, quindi lo zittisce. Natalia, io posso farcela. Poggia l'orecchio sulla cassaforte e con cautela comincia a girare la rotella. Vai, Natalia. Con un leggero click, la cassaforte si apre. Oh. Bella questa. Questa la può indossare Omar. Mamma mia. E volevo vedere una cosa. Questo è il fucile a pompa che ha adesso, 54-66. È il pompa quello lì. Ma ha dissato il cugino, continua a farlo. Chi ho dissato, scusa? Chi sta dissando? Ah, Omar. Ok. Dei mercanti nomadi, sì. Hanno allestito un campo in quest'oasi e quando ti vedono ti cominciano ad urlare, ad agitare, gesticolare nella tua direzione. Reit. Capati tutta sta merda. Testa mercante, testa mostra la merce, esatto.
Compriamo tutto il carburante che ci avete. Compriamo anche un po' di emmo. E una sap. Io le sappio, però adesso fare una bella cosa. Lasciamo il mercante un attimo aperto con Omar. Io sono Natalia. Io sono Barone. E Natalia, please, curami un po' con Omar. Ma curati pure tu. E curiamo pure il barone. E compriamo Sam. Sappie, ok. Don. Scusate, perché quando le persone ti hanno nei piedi, non ti tollerano mai. Poi appena sei un minimo lontana. Allora, esplori le rovine del villaggio deserto. E ti imbatti in un largo gruppo, un gruppo abbondante di cultisti che dormono al suolo. Vedi una vecchia cassa di legno nel mezzo. Che cosa può contenere? Apriamo il fuoco. Rubiamo la cesta che potrebbe farli svegliare. O ce ne andiamo? Pure io direi, proviamo a rubarla. Ok, siamo riusciti a rubarla. A posto. Studi la pergamena attentamente, una mappa dell'area circostante. Vedi un segno sulla mappa, ma il testo scarabocchiato è illeggibile. Vuoi seguire la mappa? O ce ne andiamo? Io seguirei la mappa. Andiamo, se ci dice culo di nuovo. Il Rich Sam in passato entrò qui da... No, we will never... Ok, trovi delle rocce impassabili. Senza la mappa non avresti mai non ti saresti mai azzardato ad esplorare queste colline inaccessibili. Ma presto trovi una piccola cavità, una piccola entrata nella cavità nascosta tra due rocce. Curioso, entri nella caverna. Gli ornamenti delle mura sono strani e sconosciuti. The passage into the large hall you are alone and unseen. D'altra volta no, siamo finiti un'altra volta in un posto strano, capino? Dopo il corridoio che si apre in una grande stanza, all'improvviso senti un basso e costante. Esploriamo.
La febbre, come mette? Allora, la fonte di questo suono rimane misteriosa, ma sei preso da faccende più importanti. È citato, guardi intorno all'antica tomba, il pavimento è pieno di strane ceste e scatole. I cultisti hanno chiaramente usato questa stanza come un deposito segreto. Non mi piace quella parola là. Ehi, c'è un buco qui. Ecco, poi ce ne andiamo. Io una cosa volevo vedere. The carefully observed the lonely hut he spotted from distance, his difficulties providing around inside in the repeated building. Gli spariamo o ce ne andiamo? Mi c'ho Arancino in chat, il guerrafondaio. Posso mai dire che me ne vado? Spara. Mi ricordi una canzone, Arancino? In questo spara mi hai ricordato proprio una canzone. Allora, io voglio vedere per una cosa, non lo posso fare. Lo vediamo dopo. Due zombie e un cultista, uno sta là, là, là. La 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 la. No, qual è quella che sta nel film di Aldo Giovanni e Giacomo? Dammi qualche che non mi ricordo. Poi quale film di Aldo Giovanni e Giacomo? L'ho fatto miliardi. 35% di possibilità. Buonanotte, Aranciro. Grazie per essere stato con noi, eh. Oh, è tornato Bomboni. Niente. Mamma mia, il fucile zoppo, un badioma. Pam, c'è forte 9 di armi. Tacci tu a di chi tu dici. Overrated proprio. 83? Andiamo verso la X. Racing around the endless desert track when suddenly a massive jet of
not Weathershot, out of the fandash, si è rotto il motore, il radiatore, come faremo mai? Chissà, forse abbiamo un ingegnere tra di noi? Fortunatamente il motore funziona ancora. Ti devi prendere una pausa forzata, che niente, semplicemente il radiatore. Una pausa forzata. Per far riprendere il radiatore. Con della nuova acqua. Nel serbatoio puoi continuare la tua. La dannata acqua di Gomboni. E quella l'ha chiamata lui. Andiamo sulla X. Gli avvoltoi volano in cerchio sulle rocce. Fanno dei cerchi intorno alle rocce. Questo non è un buon segno in questa terra inospitale. Con le armi spianate, con cautela, ti avvicini a Dried Up Waterhole. Buco d'acqua? Un buco d'acqua prosciugato, letto di un lago prosciugato, una pozza d'acqua prosciugata che avevi individuato tra le rocce da lontano. No? Qualcosa del genere? Aiuto. The startled vulture take flight. Gli avvoltoi colti di sorpresa volano via con loro dispiacere. And exposing the sheen of the rudimentary gun. Vedete vari segni con uneven size. E resti di un uomo in una divisa tropicale. Saranno, dai, quelle classiche pantaloni khaki. Il suo corpo è perforato da stab wounds, coltellate. Pugnalate. Ok, nella tracolla dell'uomo trovi un giornale stropicciato.
quotidiano piegato. L'articolo intitola Shocking Blood Rise in the Egyptian Desert, scritto da un certo Percy Ashton. Uccisi dal veleno, rapiti e il Black May. Convolgenti riti di sangue nel deserto egiziano. Scritto da un certo Percy Ashton. Assassini col veleno, rapimenti e blackmail, che cacchio è, ricatti. Le atrocità dei Konesh, della confraternita Konesh, ha terrorizzato le nostre metropoli nelle ultime settimane. Alla Ok. Qual è la potenza che si cela dietro questa società segreta? Le voci puntano ad un uomo influente e prestigioso. But we do not wish to trouble our readers with speculation. Ma non vogliamo indurre i lettori in speculazioni. L'unica cosa che è certa è che la confraternita Konesh sta incrementando le loro attività nel Mid-Est. Non vogliamo turbare i nostri lettori con speculazioni, quindi l'unica cosa certa è che la confraternita Konesh sta aumentando la sua attività nel Medio Oriente e ora le nostre autorità di polizia sono sulle loro tracce. Linus. Ok, cerchi ancora sul corpo dell'uomo morto intorno e trovi un passaporto. Ciao, Peewish. Trovi, ragazzi, tutti quanti, facciamo gli auguri a Peewish. Facciamo gli auguri a Peewish. E le mandiamo due carotine a Peewish che oggi è diventato zio. Sì, invece, Valen, li rifacciamo. Perché oggi è diventato zio Peewish. Che c'entra che adesso tu sei Dio, scusami, Nani. E poi dove sta sta cosa che tu sei Dio? Ma ho capito. Ok, cerchi intorno al cadavere dell'uomo e trovi un passaporto inglese. L'uomo ucciso è proprio Percy Ashton. Il reporter probabilmente stava seguendo una pista calda quando la confraternita l'ha preso. Seppellisci l'uomo e speri che questi fanatici paghino per il loro assassino. Giuri. A me. Giurate che questi fanatici paghino per il loro assassino.
no, sta mandando in Sudan. Pivis, allora, con me. Io lo so, ci sono passata già 2 volte, ma con me. Stai camminando a 2 metri da terra, eh? Fai i progettini. Niente, gli so già fa la cameretta, lui. Innamorato, eccolo là. T'ha fregato. T'ha già fregato, già t'ha comprato e t'ha venduto. Due respiri, 3 vagiti ha fatto, già è andato lo zio. Va bene. Guarda che poi ti ritrovi come me che finisci a giocare sui survival con tuo nipote perché te l'ha chiesto. Quando tu hai survival non ci vorresti giocare mai nella vita. Non ai survival, scusate, ai Battle Royale, che peggio. Esatto, te comprano e te vendono come vogliono loro. Ok, vabbè, insomma abbiamo questo posto nel profondo sud, l'altura di Merode, una volta antico seggiore di Kash. Cash. Qualcuno ha detto cash? Dov'è Nolan quando serve? Dov'è Nolan quando serve? Dove sei quando serve? Vado avanti, sono andata. Sto aspettando la traduzione perché non ci capisco una fava. Ciao Tarma! Alla lontana polverosa dogana una scena orrorifica vi attende. Qualcuno, qualcosa ha attaccato gli ufficiali lasciando solo morto e distruzione. Cerchi nel fango, ma non trovi sopravvissuti. Sto bene. Faccio danni al solito. Oggi volevo aprire Photoshop per cominciare ad imparare, ma la luce ha deciso che devi andare via praticamente ogni mezz'ora. Infatti questa live è stata salterina. Andiamo, continuiamo.
Non ci sono sopravvissuti. Ricordi che sì, The Last Break of a Car, The Tank Still Appear to Have a Little Gasoline, Search the Castle Post and Take What a Little You Can Find. Nel cortile della piazza principale vedi un cassone arrugginito di una macchina, la rimanenza insomma della macchina, la carcassa arrugginita, ok. Il serbatoio sembra avere ancora un po' di gas, di benzina, cerchi intorno per recuperare tutto quello che puoi arraffare. Ah, ma tu dove stai, mo? Di preciso, perché ho una domanda da farti. Che non so da te, ma tutta la provincia di Salerno praticamente c'è un uragano allucinante. Io oggi dovevo andare a pagare la bolletta davanti al PC, niente. Pure Tarma mi bulla. Niente. Bah, babom, ha fatto un tuono in lontananza che ragazzi ne sa che io sono un po' babbandino. Cioè, tanti, sennò qua sta acqua, vento, fulmini. Ah, perché tu sei di Caserta. Non sei di Napoli, Napoli, sei di Caserta. Che ci fai a Caserta? Ah. No, vabbè, sai di fatto che comunque se stai nelle zone tipo intorno a Villa Literno, già verso Santa Maria Capua Vetere, la piazza tutto, tutto aperto, il vento è micidiale là. Vabbè. Dopodiché continui il tuo viaggio. Siete molto più determinati. Che cosa? That the godless disciple of Turashra pay for their crime once and for all. Una volta e per tutte l'ho capita questa cosa, ma che paghino per i loro crimini una volta e per tutte. Ma i senza dio della disciplina Turashra? Senza dio no, godless. Sì, godless senza Dio. Giusto? Poi continuate lo stress, sono sempre più decisi. Ok. E vabbè, l'ho tradotto pure io, però. Sapli, li lasciamo giù? No. Ripariamo quello che c'è da riparare. Una rimane comunque giù. Va bene. No, 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 no. Possiamo darti un po' di munizioni se puoi pagare per questo, ma noi le munizioni siamo full, quindi ciao. One. In the center of the ancient burial ground you spot a large group of cultists clustered around a grave slab. They're being too shunned, you do not understand the words, but the hackles on your neck stands on end. What's happening here?
Allora, nel centro dell'antica burial ground, camera mortuaria. Kilgislov, papà. Ah, oia, com'è lì? Buonasera. Come la va? Appena per favore traduci che non ci ho capito una mazza. Tutto. Come stai male? Che ti fanno? Che devo picchiare? Dimmi tutto. A zia, dimmi tutto. Che fanno? Chi è? Credo sia l'influenza e più oggi a scuola mi sono sentito male. No, boh, che ti è venuta a scuola? Brutta l'influenza. Mettiti al calduccio, mi raccomando. Stai bello coperto. Che ti fa male? Che è successo? Sto leggendo, cappino. Era almeno durante un'ora pallosa. Vedo che va ancora a scuola. A me manca tantissimo la scuola, ragazzi. Potete capire, qua è appena arrivato il temporale. Vale, preghiamo Thor di far passare questo temporale largo. Ok, quindi al centro dell'antico sepolcro individuato un gruppo di seguaci raccolti intorno alla lapide iniziano a cantare un capitolo parallelo di la pelle d'oca. Che sta succedendo? Come manca il non fare un caso? È fine lezione di storia e ricreazione dopo ho fatto 3 ore di matematica, niente. Ma sei alle superiori? Immagino di sì. Matematica. Ce ne scappiamo. Che scuola fai? Ce ne scappiamo o li attacchiamo, ragazzi? Ma io che lo chiedo a fare, tanto si è capito che profondaia. Mamma, quanti sono però? Porcaccia la miseriaccia. Scientifico in una privata. Attacca di scappare. Niente, vale. Dove sono? Guarda là quanti sono, raga. Ma forse era meglio se ce ne andavamo. Ma combatteremo fino alla morte. Del computer probabilmente perché qua tuona. Scusa, come faccio a prendere quello? Ah, perché se mi sposto qua lo prendo al 100%. Va bene, vai Natalia, vai. Io sono curiosa di provare il nuovissimo fucile a bomba, ma l'abbiamo già provato, mi sa. No, pesante. Perché stasera non puoi streamare? Dai, attacca così ti porto questi belloni. Facciamo un raidino. Guess who's drunk?
I guess Wallace. I guess Wallace. You guess right. Grazie, Iacovelli. Ciao Daniele Spadoni 82. Perché questo nome e cognome a me mi ricordano qualcosa? Benvenuto comunque. Buonasera. Natalia, perché non si può muovere Natalia? Ti hanno tirato lo schifo. Da qua prendi qualcuno, Natalia mia, sì. Skit bello de zia e ci hanno dato un'altra mozzicata. Questo poi ci tira un'altra bomba. Natalia, per cortesia, ti puoi spostare adesso? Oh, finally. Peterson. Sì, infatti è quello il prossimo obiettivo. Siamo coscienti che la qualità audio purtroppo per ora non è un po' impietosa. Omar mio bello, ma tu non puoi fare niente, però sei ricaricato. Natalia, sei l'unica che non doveva ricaricare. Vai. No, ma non preoccuparti, non è assolutamente obbligatorio, però accontentati purtroppo di sentirmi così per ora. Gentilissimo, in ogni caso. Quello schifo là mi ha resuscitato gli zombie qua. Beh, senti, Omar, sei fuori gli zombie resuscitati. E là ci mandiamo Natalia. Me li presto strozzo. No, grazie. Noi con gli strozzi non abbiamo niente a che fare. Oh, capito? Ci fanno queste cose, zia. Abbiamo vinciuto. Daniele, non disperare. Ricordati che alla fine... Addio, poverino, vale. Tra dei fan film di Monkey Island o un uomo. Ma non ce la metto la N, vale. Vale. Valen, 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 Valenino.
Pure mio? Che c'è stasera? Che c'è? Che ho fatto stasera? Me lo dite, me lo spiegate. Io oggi sono tutta rincoglionita, non fate caso alle cose che dico, su. 80-84. Ma come ti senti male? Ti stai un po' antipatica. Ma veramente sono giorni che sono antipatica alla gente e mi odiano tutti e io per dispetto vi amo tutti quanti. Già. Dani, tu mi fai arrossire se mi dici così, però. Che carini, cazzo. Dove sta quello là stasera? Non ci sta, non è in live, non te lo rimangi allora. Come osi? How dare you? Questa la so in inglese. E la Madonna sente le farfalle nello stomaco. Sono quelle che hai mangiato a cena, schedino. Sì, Cappino, bravo, traduci. Questa qui la sapevo. No, qualcosa in inglese la so anch'io. Se tipo mi uscisse un gigantesco sono fa bitch sullo schermo, te lo saprei tradurre. Comunque Cappino, hai fatto scappare Daniele. Non si fa. Io non so niente, ma ok. Gli uomini della pattuglia dell'esercito vi guardano con sospetto all'inizio quando vi presentate, il loro leader spiega. Sì, hai fatto scappare tu. Non si è mai troppo cauti in questi giorni. Abbiamo mandato ad investigare. Nel dubbio assore, esatto. Sempre nel dubbio assore, no. Vabbè, pura superstizione, niente più di questo. No more than that. Been there, done that. Questo we were sent to. Ah, siamo stati mandati ad investigare su delle voci. Pura superstizione, niente più di questo, niente più di ciò. Ciò però, l'ho tradotto io. Ok, allora mi vado a lamentare da Nolan che tu non mi stai traducendo le cose, va bene? Poi te la devi vedere con lui. No, Cappino, non mi abbandonare, Cappino. Ti ho offeso davvero, ragazzi. Ti ho offeso davvero, non mi vuole più bene. No, capino. Io sono vendicativa. Niente. Vado avanti, va bene. Uno degli uomini interrompe eccitato. The wise man of my trouble agrees. The return of the cursed pharaoh is just the first step. I say we must go to the Black Pyramid to stop this. We can do nothing here in the desert. Gli uomini della mia tribù sono tutti d'accordo. Il ritorno del faraone corrotto è soltanto il primo passo. Ho detto spesso. No. Io dico che dobbiamo andare alla piramide oscura per fermare tutto questo. Non possiamo fare niente qui, nel deserto. Esclama. Interjecta e esclama, ok. Il resto com'era? Andava bene? Possiamo andare avanti?
È pixeloso come piace a te. L'ufficiale lo guarda a disagio. Uncomfortable è a disagio. Sì, zia, tipo Aldo Biscardi, then you. You are welcome, ok? Smetti di bullarmi anche tu, stichino. Parliamone. Smetti di bullarmi. Ok. L'ufficiale sembra a disagio. Come ho detto, pura superstizione, niente di più. Cambio alcune parole e poi continui per la tua strada. There is no need to discuss. Non c'è bisogno di discutere dei tuoi piani futuri. Alcuni alberi di palme rompono la monotonia del deserto di sabbia e attirano la tua attenzione. Dove ci sono delle piante, di solito c'è dell'acqua. Hai trovato un'oasi? Poco tempo dopo raggiungi piccolo palm grove. Let it be, the Beatles. Palmetto, vabbè. Sulla riva di una pozza d'acqua prosciugata. Parched. Trovi alcuni cadaveri. Emaciati e parched. Secchi. I resti di alcuni coltisti che hanno incontrato la loro fine qui. Uno strano fungo pare crescere dai loro corpi. Uomini sono posti intorno ad una cesta, in una cassa, in un semicerchio irregolare. Giaccio. Vabbè. Probabilmente la stavano trasportando. Finché le loro forze non sono andate completamente via e lasciando i loro resti all'oasi. Ti avvicini alla cassa, ma noti che è coperta da una strana mold fanghiglia, schifo. Non sono venute meno, ok. Finché le loro, vabbè, hanno scaricato le batterie. Di fezzuola. Apriamo la cesta, ispezioniamo i corpi. Visto che abbiamo questa live sponsorizzata da Cevo, impara anche tu la lingua inglese con gli scappi. Ma proprio da Cepu? Che schifo. Io ispezionerei i corpi prima di aprire la cassa. Magari il nostro esperto medico. Io conto sempre su di te, che cosa vorresti insinuare? Perdonami, eh? Fammi capire. Che cosa stai dicendo, capito? Se hai preferenze potevi dirlo, costa poco. Qua, Cebu. Guarda come cambia argomento, come dribbla. Su chi ho preferenze, Skid? Su chi o cosa ho preferenze? Ma vedessi il mio, com'è, capito? Lo state vedendo tutti com'è. Sezioniamo i corpi. Idino.
No, se ne è andato schidino. Mi vuole più bene. Ti ho offeso. Mucchino. Provo così. Valenino. Non mi risponde più nessuno. Niente. Triste vita. Però mi devi dare il tempo di scrivere, non sono un polido. Riscrivo più veloce io, Schibbino. Carmina. Sto sentendo le rime. Niente, è andato. Ok, Natalia quindi si copre il volto con del tessuto e si piega su uno dei corpi. Non ho mai visto un fungo come questo, sembra crescere fuori dalle loro bocche, magari le spore possono essersi infiltrate. Scusa, Cassino. Possono essersi infiltrate nelle loro vie respiratorie. Il tratto respiratorio. No, non me la tiro, Schipino. Zitta, non parlo più. You feel none the wiser, what do you want to do? Che cosa significa you feel none the wiser? Ma sì, ragazzi, prendiamoci il vaiolo. No, no. Copriamoci la faccia, va? Quando apri la cesta, una rastret rosso, una nuvola rosso arrugginita si alza nell'aria. Fortunatamente hai la stoffa sulla tua faccia. Qualche momento dopo il vento ha soffiato via la nuvola. Con cautela. Clean your finds in desert. Che è clean your finds? Vabbè, comunque guardi sta benedetta cassa. Tutto blocco. Ok. Vediamo cosa c'era nella cassa. Il Valkyrian Crystal. Non so più dove me li devo mettere. È una collana di 160 dollari. Va bene. A dispetto della siccità e del caldo, alcuni alberi continuano a sopravvivere e a crescere qui. Una collana dal valore di 160 dollari, Daniele, va meglio? Va meglio? Insomma, abbiamo trovato degli alberi per strada. You find the wind blow hotel. Lasci fuori l'aria. Arriving, le spalle blode, congiri di musica. Tranne in mia terra di spiano. The bones and skull fragments as well as the root of my family.
insomma, abbiamo trovato un macello di sangue, resti umani, e uno di questi resti umani aveva un uniforme nazista. Kid, non vi parlo apertamente con il cuore in mano. La vostra Nina, questa qua, c'ha, è pigra. Io sono tanto pigra. Quella che sta strimma, se strimma poppa. Quella che sentite è anche in malo modo, perché esatto, pigra, cioè iperattiva e pigra come una gatta, esatto, gatto. Il punto è che se io appena va bene, sono pigra, quindi se so che c'è qualcuno che me lo può tradurre. Io ho giocato a tanti giochi in inglese e ho giocato anche da sola capendo quello che dovevo fare, grosso modo, ma non so dirti che vado a guardare il termine preciso. Ok, ma capisco il concetto. Esatto, devono venire anche a giocare. No, così no. Allora, The Find a Wind Blown Up Among a Few Ants, mi pare di ricognizione. No, zia, sei troppo in là, arrangiati. Provando anche a giocare. Guarda come mi bulla. Poi dice che non è vero che mi bulla. Si scuriscono, coagulato nella sabbia intorno in Kilgon. Grazie Cassino, faccio almeno. Vedete ossa e frammenti di cranio e alcuni scampoli di tessuto che arrivano da un uniforme nazista, da un uniforme tedesca. Campoli di tessuto, il cioè ce l'avevo presa questo. Questo l'avevo capito. Va bene, grazie capito. A rotten wooden door squeaks on me. Una sgangherata porta di legno stride sui cardini. Cigola, ok. Ma questo vuole mettere. Probabilmente è soltanto uno scherzo del vento, ma alle tue orecchie suona come un avvertimento. Esploriamo la capanna o ce ne andiamo? Ma tanto Gomboni non mi traduce mica, Gomboni non mi vuole più bene. È un miracolo che stasera c'è Gomboni. Ho esagerato, Gomboni. Ho esagerato. E l'ho notato e mi mancavi, ma non ti ho scritto perché non ti volevo rompere i cabasisi. Niente, quell'altro con l'anniversario del carcerazzo, niente, niente.
Niente. Scegliamo i Pokémon su Twitch. Ma mi abbracci mentre ci vediamo i Pokémon su Twitch? Me lo fai un abbraccio, bomboni? Lo si regina, cioè, siccato. Oh, e allora va tutto meglio perché mi mancavano gli abbracci di Gumboni. Insomma, la cerchiamo sta capanna. Vado, facciamo il gamble tanto. Tutto al più moriamo. No, tesoro, io non critico, scherzo. Oh, dai, non ti offendere, su. Bello di zia. Non piangi. Come sospettavi, la ricerca della stanza, della cabina, non rivela niente. Ti prepari per andartene quando le tue orecchie sentono, quando senti uno strano, torturato grugnito. Shuffling step, approach slowly from every direction. Shuffling step. Non più. Via, bella come sei, un altro bischero non ritrovo. Niente. Davvero mollate le ragazze così? Faccio bene allora io a mollare la gente. E sono là. Passi strascicati. Italiano, strascicati. Non ti offendere, capire la numero. Comunque, passi. Strascico. Ok. Quindi strascicati. Non strascitati. Insomma, questi passi così si avvicinano lentamente da tutte le direzioni. No, capino, non scappare, non scaplanare. Please. No, chi mi traduce? Vabbè, ragazzi, facciamo un ride. Sì, scappina sempre lui, ma perché? Va bene, e allora, visto che il signor Kaplan vuole andare via, avrei bisogno di Scappino che mi aiuta con le traduzioni. C'è Scappino in chat? Scappino? Ci sei? Sì, sono due persone diverse. Affacciandosi dalla finestra, una scena dagli incubo si presenta davanti a te. I morti sono rinati dalle loro tombe. Stop, I'm already dead. Konnichiwa. Anzi no, scusa, arigato, bonbon. Me lo insegni tu, io ti dico arigato.
Non ti preoccupare, Schidino, perché in settimana mi dovrebbe arrivare un pacco. Quindi mi sentirete ancora di merda, ma potenzialmente potreste vedere la mia faccia di cazzo. Fai la TT streamer piuttosto, cioè? Che cosa sono queste cose, questi modi di dire di voi giovani che... Che cos'è? Ciao Scappino! Ti ho summonato, sei arrivato, grazie Scappino, mi puoi aiutare tu con le traduzioni? Cazzo di morti lanciano pure i coltelli, ma io non ho capito. Lanciano le bombe, i coltelli. Come non sei capace, Scappino? Non conosco l'italiano, je suis désolé. Ah, niente, niente. Bulla pure scappino. Non l'ho one shottato. Porca trota. Io sono désolé, oui, ma oui. È sexy la francese. Sì, ti ho fatto evade. Che su di un mirio. Ma dipende, Valenin. Dipende. Esatto. È parecchio porco. Come dici con voi? Oh, quanto abbiamo lottato. Benzina, soldi, soldi. Questa ce l'abbiamo già. Abbiamo bisogno di un po' di sapri. Lo senti? No, sembra non è vero. Vale, non hai sentito bene. Vale, non segue le live di Cappino. Ai. Carpino lo fa sembrare molto sensuale. Ogni tanto sembra un po' Pepe la più, però. Niente, ma mi ci manda. Hai fatto dei buoni progressi, quindi sei in uno spirito bello pompato. Quando ti prendi una pausa. Me la fai pagare. Dopo un veloce pasto, sei pronto per continuare il tuo viaggio quando fai una spiacevole scoperta. La sabbia intorno alla tua Jeep è pregna di carburante, cioè si è rotto il motore. Una veloce ispezione conferma i tuoi sospetti. A people must have hit the tank at full speed and ripped open a small hole from which gasoline. Beh, un sassolino ha colpito a grandissima velocità la tanica di benzina e quindi un buco si è aperto da dove il gasolio è lentamente gocciolato via, un ciottolo. È suppata, perché ho detto così? È suppata, ho detto. No, non sto usando Google Translate.
Va bene, ciao Kirk. Va bene, non ti preoccupare. Salutacela. Vabbè, il buco viene rapidamente otturato, ma il danno è fatto. Meno 2 di carburante. Le gioie della vita. Allora, Gomboni, DOTS, che cazzo è? DOTS. Perché io se penso a DOT penso alla sigla Damage Over Time. Ok, quindi DOTS punti. No, Valentino, ogni volta che vai via il mio cuoricino fa crack. Bene, e me l'avevi tradotto anche tu prima, scusa, non l'avevo letto, lasciate porre. Ma perché lo chiami Valen? È Valen! Mi fai salutare Valen? Scusami, gioca, gioca. Mi pari Nolan stasera. Vai avanti, basta leggere, gioca, gioca. Innanzitutto, quello che vedi sono dei piccoli puntini in distanza sul finire del lago salato. Ma hai una certezza. A un certo punto ne sei certo. Una lunga colonna, fila di cultisti sta arrancando attraverso questa terra ostile. Non sembrano averti notato. Eventually, alla fine, ok, ne sei certo. Una lunga fila di cultisti sta attraversando queste terre ostili, trekking, scalare, scalando. Cultisti con... Perché ci sono anche i cultisti? No, sono cultisti, scusami. Delle sette. Oh, porca miseria. Cultista. Aderenti a clan nati e sviluppatisi in Nigeria che esercitano attività criminali in patria e nei paesi di emigrazione. Per una volta che è corretto. No, ragazzi, è cultista anche se no. Ma è settoriale del settore dove siamo adesso. Se qua c'è più di una setta. Vabbè, sei guasci, sei guasci, sei guasci. Affiliati. Ma è meglio. Una otta. Scusa, cappino. Gomboni, non vendere l'anima al diavolo. Guarda come fa il no, Gomboni, non andare via. No, restate tutti e due. Smettetela. Basta, ma non dico niente. Va bene, vabbè, sembrano non averti notato. Pure quell'altro sta zitto. Io intanto attacco. Oh, non mi voglio più bene. Cattivi.
Mamma, quanti sono? Chi cazzo me l'ha fatto farmi di attaccare? Non ti arrabbi mai con nessuno, tranne che con me. Zang da mozzicata. Ah no, sputacchiare, pure di quelli che esplodono, no. La bomba. È incazzatissimo con me, va bene. Me la accollo. Anche Loreto è arrabbiato con me che ti dice di prendere la sua birra. Tipo dirmi la stessa cosa più volte come se non avessi capito la prima. Quella è una cosa che mi rende stessa. Ma io non l'ho fatto, l'ho fatto. Papino è arrabbiato con me, sì. Intaglio, ti prego, one shotalo. Niente, Natale non l'ha one shotato.
No, non è che mi sono messo il broncio perché Cappino ha detto che era arrabbiato con me. Già non so più parlare. Davanti a te si innalzano i resti di una mezza rovinata piramide a gradoni nubiana. Di non farti prendere niente, Loreto non è vero che Cappino è molesto. I guess was. You guess right. Ciao Nintendo, grazie per l'host. Di no, ti fa venire niente. La strana inclinazione della tomba è come una miniatura delle versioni costruite, delle versioni, delle grandi versioni costruite in Egitto vicino al delta del Nilo. Prendete una posizione incredibile, decidete, ma chi? L'ultimo pezzo non lo riesco a tradurre. Qualcuno mi può aiutare? Ciao Tails! Benvenuto! Benvenuta! Non lo so. Ciao Nintendo, grazie anche per l'hosting. Ragazzi, perdonatemi, ma il mio inglese è veramente pessimo, quindi queste live sono molto molto lente perché il giochino è carino, ma il mio inglese. Ok, quindi benvenuto. Non potete far altro che pensare al destino toccato a Re di Kash. Forse uno di loro giace sepolto qua. Sì, ma io volevo andare dentro la piramide e rubare tutto. Non ce la fa fare, va bene. Sergio Anita. Oh, che carino, schifo. Quando chiedi all'uomo a proposito della confraternita di Konesh, loro ti portano eccitati in una capanna da un uomo anziano che Wom Dei Wom che è Wom. No, è tanto carino. L'unica cosa per farlo bene dovresti veramente esplorare tutta la mappa. Loro considerano un mito. Ok, un santone, uno sciamano, ok. Ma hai dei seri dubbi che quello che pensano sia giusto, ma ormai ci sei. L'uomo anziano Winkled ha dubitato che lui ci stia con la testa. Un po' come me, insomma. Opa. Completamente oscurata dal fumo che viene su dalla sua pipa d'acqua, water pipe, i filotti, insomma. Ne so qualcosa.
Parfumo denso di... Denso, denso? Ma ti sei bloccato per la mia affermazione, cappino. Il suo narghile, ok. Molto denso, molto scilotto, va bene. Heavy clothing scent of apple and sweet decay assaults your sense and almost overwhelms you. With a trembling voice, the old man makes to speak, and the rest wrestling for every word. L'acceso avvolgente profumo di mela and sweet decay. Lo sei comprato su Instant Gaming? Va bene, Tirs. È carino. Se sai l'inglese. E se c'hai voglia di esplorare tutta la mappa. Guarda, io non ho ancora sistemato il canale di YouTube perché altrimenti ti farei vedere un altro giochino che mi è piaciuto molto. Più o meno con la stessa grafica. Che si chiama Graveyard Keeper. Così, c'è una bella storia che potrebbe piacere, esatto, potrebbe piacere Graveyard Keeper anche alla tua ragazza. Sì, l'ho finito, l'ho rushato Graveyard, non ho, cioè l'avrei potuto platinare ma c'avevo ormai Nolan che mi stressava da morire sul fatto di quando lo finisci e quando lo finisci perché non parti qualcos'altro e quando lo finisci allora l'ho rushato tantissimo, ho detto ah, fatta la storia e via. No, il somaro no. Ti dico soltanto che quando finisce, Gallo, non te lo dico. Te lo devi giocare e devi leggere che cosa dice l'asino alla fine. Sì, lo so che Nolan ci tiene a me. Anche io ci tengo a Nolan e gli do i consigli giusti. Non sulle live, ovviamente, ma su altre cose. E quasi alla meglio su di noi. No, salutiamo Nolan che in questo momento non ci sta seguendo perché è impegnato e spunterà tra circa un 10-15 minuti con Soppa. Come va? Graveyard Keeper l'ha portato Marcus Tron. È vero, dovrebbe che domani mattina deve andare dal dottore, ma... In realtà noi tutti dovremmo dormire la notte, ma ormai... No, se l'è perso, Loreto. Se l'è perso. Già. Se l'è perso perché stava guardando barra facendo altro. Ma io gli voglio bene lo stesso, io gli voglio bene lo stesso, quella fava. Insomma, comunque c'è sto qua che ci tira sta nuvolata di fumo in faccia e ci dice: l'ho visto nei miei sogni, sì, la piramide, nera come la notte, nera come le anime del profondo. Che si aggirano verso la fine del mondo. Con voce tremante il vecchio comincia a parlare a tentoni come se lettasse per pronunciare ogni parola. No, vai, capino, traduci, scusami, è che... Aiutami. L'ho vista in sogno. Oh sì, una piramide, nera come la notte.
oscura come le anime al suo interno, che cercano. Obi-Wan Cappino. Aiutami, Cappino, sei la mia ultima speranza. No, lui non è l'ultimo, è la prima. Dichiarazioni di un certo livello. Ora smettete di bullarmi Loreto. Finisci tu, capi? È l'ultima cosa che non capisco che cercano. Esatto. Eccolo che vi avevo detto. Ci ho preso non neanche col tempo perché è passato un minuto da quando l'abbiamo nominato, sto qua. È arrivato. Grazie, gomboni. Cercano di. Basta dirmi male e appaio. Mamma mia, subito. Senti che stavano a parlare male di lui. Insomma, stanno cercando la fine del mondo. L'ho visto. Sono davvero vicini per completare i loro piani. Presto, sì, presto. Le stelle saranno allineate, lui tornerà a regnare. Notte, Kirt, salutaci Zelda. Va bene, gomboni, se vuoi andare a riposare anche tu. Non lo so se gomboni va a dormire. Ha detto, ah, va bene, va a dormire. Gomboni, non ti devi dispiacere, io sono già tanto contenta che tu sia passata, che ci abbia tenuto compagnia. E soprattutto mi hai promesso un abbraccio. Non te lo scordare. Ti voglio bene, Gombi? Intendo. No, che non ci fai schifo, anzi. E se arriva Babbo Natale a portarmi un uomo? Io non ho la voce scema. Ok, non è l'imitazione scema della voce di Nina, va bene. Ma te Gombi, io non lo chiamo Gomboni, lo chiamo Gombi. Quindi se proprio devi fare le cose bene, falle bene. Le cose brutte, falle bene. Ciao, Rake. E me l'ero persa, oh! No, gomboni, copri, copri! Il vecchio comincia a balbettare. E sviene al suolo. Ok, si getta a terra. Gli altri uomini con astio ti spingono fuori dalla capanna. Le parole dello strano uomo vecchio, le strane parole dell'uomo anziano ti rimbombano nelle orecchie. No, gomboni, non ti offendere. Boundless.
È appena finito il cappino Pride, che vuoi fare tu? Scusami. E tal più traduci. Ah, mi ero persa il messaggio di Rake. Sì, ti ha risposto Nolan. È quello. Niente, stasera sono pessima. Solo che abbiamo anche il grandissimo scoglio che non c'è la localizzazione in italiano e il mio inglese è pessimo, quindi benvenuto nel canale. Quindi il deserto sconfinato. Lo sapevo che l'avresti notato. Lo sapevo che l'avresti notato, ci ho messo tanto impegno. Localizzazione. Bagagliaio. Deserto sconfinato di fronte a voi, l'ho visto ad osservare con attenzione. Presto continui il tuo viaggio. Va bene. Un mucchio di teschi infilzati. Fanno sì che tu fermi la tua jeep dopo qualche minuto, dove hai soddisfatto la tua curiosità, continui il tuo viaggio. Va bene. Il vento del deserto ulula attraverso the dismal abandoned hut, le mura di una capanna abbandonata. Dove sono le mura? Dismal, che cazzo significa? Lupo del deserto ulula, castello ululu. Tiger, si può fare Fosco Tetro. Ok, una volta che l'hai raggiunto, la porta sembra semiaperta. Alcuni cultisti erano nascosti, alcuni seguaci erano nascosti qui e ti stanno aggredendo. Comunque, cultisti in questo caso era corretto. No, scusami. Hai rotto le scatolicchie prima per i seguaci. Ma io Natalia. Ah, Natalia l'acqua non può più attaccare? Vabbè. Che panico. Grazie Ray per il follow. Ciao cannone. Ah, mi ha sputato in faccia, che schifo. Tutti su Natalia poi.
No, ma esplode su Natalia. È morta Natalia. Ed è l'unica che può curare. Non è vero? Omar la può curare. Sì, ma continuano a farmi danno a Natalia. Vabbè, ragazzi, guarda che questo è un bel game over. Questo esplode. Ok, fortunatamente non fa danno a nessuno. Omar. Please, Omar, one shot. Ciao a tutti, mi dispiace di rimanere in questa fase, solo prendermi un saluto da questi non posso vedere perché. Bene, mamma mia, Omar c'ha uno sputo di vita. Mamma mia, il miss della vita! Il miss della vita gli ha fatto! Vai! Fagli spra così proprio in faccia, muori! Siamo messi molto male, molto male. Speriamo almeno di aver lottato un po' di sapli. Due sapli, me le faccio soffrire. Ah, insomma. Come i resti dei soldati sono sparsi tutto intorno al campo militare deserto. Qualcuno o qualcosa ha sopraffatto questi soldati e li ha distrutti con un'incredibile brutalità. Sembra che i soldati non abbiano avuto neanche il tempo di prendere e impugnare le loro armi. Senti un suono, un lamento. Uno dei soldati si muove appena. Un sopravvissuto? Ti avvicini all'uomo finito. Ma le sue ferite non lasciano alcun dubbio, l'uomo sta per andarsene. Natalia improvvisa delle bende sull'uomo morente.
And dubs. Perché ho detto, come ho detto io, wounded, ferito. Sulla fronte. Va bene. Vabbè, insomma, comunque Natalia gli fa delle cure, ma l'uomo si riprende dalla sua incoscienza, ma finalmente soccombe. Tampona la sua fronte con una pezza bagnata. L'uomo torna cosciente. E poi muore. They fell on us like demons, go to the secret bunker up on my suggest of here and see if there are any survivors. Ci sono piombati addosso come dei demoni, andate al bunker segreto. Mezzo miglio a sud-est e vedere se ci sono dei sopravvissuti. Poco tempo dopo raggiungi il bunker. I TV Iron Dog Angst. C'è una robusta porta di metallo all'entrata. Una volta dentro le tue paure sono confermate. I misteriosi attaccanti hanno colpito ancora. I resti dei corpi della gente, della banda, del bunker sono sparsi intorno sul pavimento di cemento intriso di sangue. Concrete floor, sì, è cemento il concreto. Ti congeli al suono di un pesante respiro. Arriva dalla stanza dopo, adiacente. As you peer through the slightly open door, you see several nightmarish forms crawling at soldier corpse. Non so che cosa che alito. Ho capito quest'ultima frase, sta a morire di sonno, mia magà. E dai avanti, niente. Notate della vecchia. Hai bocca sana. Ok, attacchiamo. O ce ne andiamo. Ma l'ha scritto Loreto, bocca sana. Non ho capito perché se lo scrive Loreto è tutto a posto, ma se io lo dico non va bene, non ho capito. Attacca, va bene, Nintendo. Attacca. Ah, ecco.
Quanti acci d'erbolina sono? Perché ho sbagliato, ok. Niente, niente, niente. Tranquillo, schedino, calma. Calma, schedino. No, le bombe! Va tutto bene, esatto. C'è il fuoco di copertura, non c'è. Invece di qua se vai, questo qua gli fai spra. Fai es. Natalia. No, 75% di probabilità. Che ci faccio ancora qui? Me va della mia reputazione. Sto fucile da cecchino, non fa danno rispetto al resto. Natalia, 40% di probabilità. Siamo rientrati in quel 60 malefico. Ah, che botta che gli ha tirato una taglia. Ma non possiamo più attaccare. Abbiamo messo Mario in una posizione bruttissima. Non ti fanno così, Natalia. One shot, fallo, please. Oh, marmore. Hai capito il criticozzo che gli ha tirato? Va bene. Bravo, fuggi, fuggi. Aia. Siamo vivi, ma siamo messi molto male. Scusa, dov'è che sono diventata siciliana all'improvviso? Perdonami. E ovviamente non abbiamo trovato, non abbiamo buttato. Possesso essere bunker formato. Non si spiega il dato a tutti. One of the tables you see a small amulet in the want to take una. Quando ispezioni il bunker con più accuratezza. Ti imbatti in una sospetta porticina nascosta che dà in un piccolo laboratorio. No, labrum non sarà laboratorio. Che cacchio è? Vai, capino, traduci tu un attimo per piacere, che ho il cervello che mi sta venendo. Intanto. Sì, è laboratorio. Su uno dei tavoli vedi un piccolo amuleto e mettere uno strano bagliore. Chi vuoi che lo prenda? Natalia, Omar o il barone?
Sì, ci mancava la Muni finale, Loreto. Invece di H è Amuni. Ma chi lo prende? Natalia, Omar o il Barone, ragazzi? Amuni. Ava. Ragazzi, comunque io sono stata 4 anni e mezzo, ho convissuto con un palermitano, eh. Forza. Amuni. Lo facciamo prendere a Natalia. Ashok passis tu Natalia sciput ondia. Sciput ondia, amore. Nel campo. Nel feeling incredibile strong. Natalia, rivolgiamo lei. Sì, Perk li abbiamo. Natalia è ingegnere e curatrice. Omar è brutale e parla delle lingue antiche. E il barone invece è trickster. Fa tutti i trick. Ma semplicemente mi sa che ci ha guarito Natalia. No. Ah, porca la miseriaccia, quanta vita in più che ha dato a Natalia. Notte schidino. Adesso per curarla Natalia sarà veramente buccio. Bene, andiamo così come stiamo avanti. The building and the view part simple station. Fuel is not problem if you can pay. Niente, siamo incappati in una pompa di benzina che non ci serve. Ci servivano. Andiamo un attimo qua, vediamo se troviamo un mercante. Le sapli, sì. Oh, ok. Siamo incappati. Va bene, Natalia, io sono Omar, poi Omar, io sono Natalia e io sono Omar. Ok, ma poi soprattutto, prima di andare, Natalia, crippling shot. A crippling attack causing the target to lose 75% movement range per 2 turni. Non ci piace. Heavy armor basic skill type new item skill cleric heavy armor. Sì, decisamente questo. Close. Level up. Sucker punch. Tamari. Sucker Punch, a max fist punch pushing your enemy back to tile may cause additional damage if you back target its follow. Headshot, if attack is successful, the target will be killed instantly, you may only target the injured enemy. Questa, decisamente. Ok, andiamo. Dobbiamo tornare indietro. Però è impazzito il mouse. Andiamo sulla X. Aiuto con la traduzione qui, grazie.
Quando esordisce con allora sono sicura che mi sta arrivando una bullata. Guarda. Ripugnante e maestosa, la piramide, la torre della piramide, le torri della piramide, mostruosa e affascinante, la piramide di Ossidiana si estende al di sopra di un ospedale deserto roccioso del Danubio. Deve essere questo il posto del leggendario tempio di Turashra, il faraone nero. Vuoi entrare e prevenire il folle rituale? Sì. Ce l'ho. Un canto monotono ti accompagna verso l'interno, l'interno del tempio. Ti sposti. Cover to cover, you scurry from cover to cover into the winding passage. Vabbè, cammini radente i muri nel corridoio. Quando raggiungi finalmente una stanza spaziosa, nascosto dietro alcuni blocchi di pietra, hai un eccellente punto di vantaggio, ma il sangue ti si gela nelle vene quando vedi la scena di fronte a te. Una grande sala. Vabbè, c'ero quasi, no? Me la fate passare? Several crevices run through the rock. Behind the crevices from the scanty together, weighing as if in the retreating stinging fields of an entire temple composed. Numerose crepe corrono intorno a tutta la sala. Dietro le crepe. Sei sicura che sia crepe? Innumerevoli seguaci. Crowd together, insieme, ma non so che cosa sia crowd. Numerose fessure costellano la. Dietro di esso un vasto numero di cultisti si sta affollando, muovendosi come in trance. Il loro canto è ecstatic, tipo in estasi, il loro canto riempie l'intero complesso del tempio e rimbomba nelle tue orecchie. Estatico, riempie l'intero complesso del tempo e regge. Diritto di fronte a te il
sacerdote della confraternita, sta in piedi di fronte a un gigantesco sarcofago di pietra. E molti fedeli accoliti. Ah, è la sacerdotessa, la sacerdotessa della confraternita sta in fronte a un gigantesco sarcofago di pietra e dei fedeli accoliti sorrende rando e la sostengono. Circondano. Di fronte a te l'alto sacerdote della confraternita si erge di fronte a un grosso sarcofago di pietra. I suoi fedeli la circondano. Al suo gesto inizia una piccola processione. 7 cultisti si avvicinano al sarcofago. Ciascuno di loro porta un vaso cerimoniale ornato. Il gasp. Festeggiare potrebbero contenere gli organi imbalsamati del faraone oscuro. Se sono riuniti con la mummia di Turashra, la sua risurrezione sarà inevitabile. Alcuni Sam of Cultist Leader alcuni dei capi leader cultisti, abbiamo detto seguaci, alcuni dei seguaci di rango più alto, sono pronti a spostare le pietre del sarcofago. È giusto? Va bene, Nintendo, grazie per l'hosting, grazie per la compagnia. Buonanotte. Mentre stai ancora decidendo sul da farsi, il barone salta in avanti con un grido di battaglia. Carica uno dei portatori di Giara e lo finisce, lo butta a terra. Prima che gli altri discepoli possano reagire, il barone ha finito altri due portatori di Giara sorpresi. Le loro giare. Aiuto, raccolti di sorpresa. Sì, ma bake non è cuocere. Sì, di solito ho il pane, la baking powder, hai lievitato, insomma. No, è riferito ai lievitanti, generalmente baking. Si gonfiano e sarà sibilano. Nella stanza scintillante
Nolan. Pepe, Eddie, frigola inossibile, annoso che ardente di imbracere, rovesciato, niente. Era per noi solo qua altri 2 anni. Quanti sono? Moon passes through the faulty scroll of the other side of the gorge. Gorge cos'era? Beh, l'alta sacerdotessa urla e alza le sue braccia in una supplica. Il pavimento trema all'invocazione dei suoi infernali servitori. Non si può più tornare indietro. Impugni le tue armi. Impugnate le armi. Non capisco però, allo moon passes through the portis. Un grave lamento si solleva tra le folle dei cultisti dall'altro lato della folla. Il resto era giusto? Ok, quindi l'alta sacerdotessa urla e alza le braccia in una supplica, il pavimento trema mentre invoca i suoi infernali servitori. Non c'è un punto di ritorno. Impugni le tue armi, non puoi più tornare indietro. Quanti sono? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Non sono gatti. Lo so, l'ho visto che sono 8. Da là l'ho visto. Ho contato, che vuoi? Non posso contare. Titino. Sì, ma volevo vedere dove erano sullo schermo. No, non mi bullare. Tutto rinasce. Io pensavo, perché mo ti spiego, io pensavo che erano tutti questi esseri qua sotto. Capito? Questi, che non sono 8.
tirato un paio di laggate brutali. Niente, vabbè. Naia la puttana. GG. Ok, abbiamo finito la mappa. No, ancora. Non ci abbiamo usato prima a curarci.
Ho letto male io, abbiamo una seconda ondata di discepoli che ci sta arrivando addosso. E per coronare questa mia affermazione, ha tuonato. Va bene? Tutto a posto. E va bene, vediamo se è Game Over. Guarda come scappa. Human float, un fiume umano. Corre attraverso il corridoio senza fine del tempio. E una volta che ti sei gettato all'interno della jeep, i discepoli, come erano gli adepti, quelli là, vengono fuori dal tempio come un fiume. Ma noi ci Your siamo. engine roars as you leave the pyramid behind forever. Tirashra will never see the light of day again. Il tuo motore ruggisce mentre stai abbandonando la piramide dietro di te per sempre. Thrasher non vedrà mai più, non vedrà mai la luce del giorno di nuovo. Ed è finita! Davvero ci abbiamo messo 6 ore 29 24, no? Io sto sbagliando da un'ora abbondante, Cassino. Va bene, che pure dormito, eh. Notte, notte. Ragazzi, io direi che facciamo un raidino. Anche perché non so quanto mi sopravvive ancora tutto. Quindi direi che andiamo da Gassino. Resti per il raidino? Poi vai? Io in realtà avrei già deciso Critichino, potrei andare da Ale, se non vi dispiace. Tu chi volevi proporre? Ragazzi, accompagnatemi nel raid, poi salutate, se non avete il follow, lasciateglielo che se lo merita, oltre a essere l'amico di sempre, se lo merita, perché ci mette tanto impegno. E nulla, io vi ringrazio per gli hosting, per... ci sono state... sì... per i raid, grazie Nolan. Soprattutto per la compagnia e per la pazienza, visto che io sto gioco mi sta piacendo tanto, ma porca miseriaccia, il mio inglese fa veramente caca. Ti vado a Westino. Ripeto, se non avete il follow, se non lo conoscete, salutatelo, presentatevi e mollateglielo giù perché se lo merita. Notte patatini!